Buonasera a tutti e bentornati su Radio Doppio Zero. Siamo come ogni lunedì sera in compagnia di un artista per questa puntata speciale di Palcoscenico, il protagonista sei tu. Questa sera sono in compagnia di Bice Perrini. Ciao Bice, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Bice è qui con noi per parlare di arte. Lei è una pittrice, un'artista tutto tondo che ama i colori e che ci farà innamorare della sua arte in questa intervista. È qui con noi proprio oggi perché lei è tra le protagoniste del Fuori Bifest, ovvero quel calendario di appuntamenti, di eventi collaterali legati al Bifest, il Bari International Film Festival, che è giunto alla sua 14ª edizione, iniziato il 24 marzo e con una serie di film, di proiezioni che invadono tutta la città. All'interno del festival si inseriscono una serie di appuntamenti legati all'arte visiva, come quello appunto di Bice Perrini, che è qui con noi. Bice, raccontaci un po' intanto di questa tua mostra che si è inaugurata il 23 marzo in Via Nizza 36, nel nuovo spazio Coloribo, una tua galleria d'arte. Una bellissima mostra dal titolo Come Lazzaro Felice, perché c'è un legame con il cinema, in particolar modo con un film, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, che è tra i film in proiezione al festival. Intanto come è nata, insomma, questa collaborazione con il Bifest? Allora, è nato dalla mia passione per la lettura e per il cinema, e perché sto cercando di partecipare attivamente agli eventi culturali, artistici della mia città. E naturalmente questo film mi ha ispirato profondamente, soprattutto per l'atmosfera avvolgente, ma di una forza molto spirituale. Infatti ho cercato di proprio di rappresentare questa atmosfera di fantasy spirituale che ho ritrovato anche nel film, e poi sono molto legata alla figura di questo ragazzo, perché appunto una protagonista del film, perché rappresenta un po' il sogno, l'innocenza e anche lo sguardo meraviglioso e meravigliato di alcune giovani generazioni che non sono state intaccate troppo, diciamo, dalla violenza e dal digitale. E poi perché c'è anche la citazione di un personaggio che io amo profondamente, che è legato anche a un animale, una bestia, che è San Francesco, e infatti, diciamo, è un po' Lazzaro, è come, diciamo, il Francesco dei sogni, che poi viene sempre accompagnato e salvato da questo lupo. Wow. Che bello, infatti io lo guardavo qui, guardavo l'opera Lazzaro Felice, un acrilico e pigmenti su tela, una delle opere che appunto sono esposte all'interno della galleria di Bice e che potete ammirare in questo periodo, ma è soltanto una delle opere, ce ne sono tantissime, immagino tutte molto colorate, e soprattutto mi dicevi prima, forse questa è l'unica in cui ci sono dei soggetti rappresentati? Sì, allora è l'unica dove è molto evidente la figurazione rispetto alle altre che sono più astratte e materiche e ricche sempre di colori contrastanti. Questo perché volevo dare anche proprio l'idea della comunicazione e del manifesto, diciamo, certo, cinematografico, e soprattutto perché anche il mio intento è arrivare a tutti e far almeno dare dei punti di riferimento in parallelo anche, insomma, con il film. Io naturalmente vi invito a venire anche, certo, a vedere questo spazio, che volutamente è in Via Nizza 36, in una zona anche di Bari, diciamo, non proprio centrale, e sempre per questa mia motivazione di voler
valorizzare anche appunto le zone urbanistiche decentrate. Certo. E già avevo iniziato questo discorso con la mostra nel Baci, nel Consiglio regionale della Puglia, nel quartiere Iapigia, si è prolungata poi anche con una galleria a cielo aperto attraverso manifesti per strada. E quindi questo voler ritrovare uno spazio là in via Nizza, che diciamo la zona San Pasquale, però era la zona degli artisti, ma diciamo forse vent'anni fa, un po' di tempo fa, ma anche per movimentare, per dare la possibilità di scoprire anche ai turisti, chi verrà per vedere il Fuori Bifest e per seguire tutto il festival, quindi dare anche possibilità di scoprire la città. Assolutamente sì, è importantissimo decentralizzare, quindi spostare l'arte non solo nelle zone del centro, ma invadere tutta la città e far sì che insomma i turisti possano muoversi. Ricordiamo tra l'altro che la mostra sarà visitabile preferibilmente su appuntamento dalle 12 alle 14, dalle 19 alle 21. Quindi in ogni caso comunque è sempre bene seguire i tuoi canali social per essere sempre informati del, insomma, del, sì, degli orari. Degli orari, oppure mandarmi appunto una mail o un appuntamento attraverso il mio cellulare, che comunque è sul comunicato stampa. Perfetto. E appunto sui miei, e anche sul sito colorivo.com o sulla pagina Facebook Bice Perrini Pittrice. Ok, perfetto, insomma i contatti ce li avete tutti, in maniera tale da non perdervi questa mostra che è assolutamente bellissima. Io sarò prestissimo a visitarla, così poi potrò raccontarvi anche le mie impressioni. Ma torneremo a parlare con Bice fra pochissimo, intanto ci ascoltiamo questo brano. E siamo sempre su Radio 00 in compagnia di Bice Perrini. Abbiamo parlato della sua mostra che si inserisce all'interno del Fuori Bifest 2023 dal titolo Come Lazzaro Felice. Una mostra molto molto bella che vi invitiamo ad andare a visitare e che si trova all'interno del nuovo spazio Coloribo, una galleria d'arte di Bice Perrini in via Nizza 36 a Bari. Ma vogliamo darvi una piccola chicca per introdurre un discorso molto interessante che caratterizza l'attività artistica e non solo di Bice Perrini. In occasione di questa mostra, per chi prenoterà la visita, ci sarà la possibilità anche di gustare, assaggiare piccole leccornie di cucina cromatica. E questo ci porta un po' a parlare di che cosa spiegare e cosa significa cucina cromatica per Bice. E infatti io vorrei attirare e creare proprio un'esperienza con tutti e cinque sensi, e quindi dare la possibilità di poter mangiare i colori. Quindi è come mangiamo i colori attraverso delle tartine colorate che io preparerò con delle colori da mangiare, ovvero delle creme di verdura, che appunto lo spettatore potrà spalmare direttamente col pennello sul pane. Quindi ripetendo il gesto del pittore attraverso, diciamo, un semplice gioco sensoriale, servirà per accogliere meglio e predisporre a gustare, quindi i dipinti, a gustare la mostra che poi andranno a vedere. Credo che un'esperienza appunto che prende tutti i sensi, quindi non solo la vista, certo, ma anche il gusto, l'olfatto, viene ricordata molto più piacevolmente. Assolutamente. Anche perché credo, e non lo dico soltanto io, lo diceva Kandinsky, che appunto i sensi sono le porte attraverso cui entrano le emozioni. Wow, che bello, che bella espressione. Tra l'altro, appunto, come dicevamo, non è la prima volta che tu sperimenti questa fusione tra arte e cibo. Hai anche scritto un libro al riguardo, vero? Sì, allora, ho anche scritto il libro, edito nel 2010 da Adda Editore, intitolato proprio Coloribo, colori da mangiare e cibo multisensoriale, dove ho cercato proprio di spiegare questa teoria, cioè ne ho fatto proprio una teoria, chiaramente
cioè già raccontata nel 2007 in una mia mostra personale, poi sono arrivata alla stesura del libro nel 2010. Però diciamo la tematica del colore poi si è rivelata una tematica molto molto attuale. Infatti da artista diciamo è stato naturale, ecco, creare un progetto culinario del genere. E poi pian piano ho approfondito quindi anche le tecniche della cucina, aprendo anche un atelier di cucina cromatica nel 2015, con un'esperienza anche con un grande artista come Michelangelo Pistoletto per un banchetto al Castello Svevo di Bari. E quindi poi diciamo con delle diciamo così food art experience, però delle esperienze tra arte e cibo. Bellissimo, e delle esperienze favolose. Io spero di cimentarmi presto e di poter vivere un'esperienza di questo tipo, perché amo i colori, amo il cibo e quindi insomma unirli è qualcosa di fantastico. Ma vediamo qui vicino a te un catalogo intitolato Baci. Parliamo un po' di questa esperienza, di cosa tratta questo progetto Baci. Allora, questo progetto è Baci, innanzitutto è l'acronimo di Bari Arte Colore e Inclusione. È stato un bellissimo progetto in collaborazione con la Teca del Mediterraneo del Consiglio regionale della Puglia ad aprile 2022, che mi ha dato proprio la possibilità di fare un percorso di accoglienza attraverso il colore nei corridoi della Teca del Mediterraneo e anche all'accoglienza proprio del Consiglio, con una bellissima presentazione anche di appunto della dirigente della Loredana Capone. La collaborazione molto molto interessante è stata anche questa edizione di libro d'arte con la casa editrice Gelso Rosso e poi con la rappresentazione del colore attraverso manifesti cittadini. Naturalmente è stato un progetto molto ben accolto perché diciamo raccoglie un po' tutti i miei lavori che vanno da 3 anni a questa parte e soprattutto nel periodo del Covid. Quindi un progetto che ha portato un po' di arcobaleno al grigiore di quel periodo e poi insomma è stato anche più e più volte rappresentato e citato con altre diciamo connessioni all'interno del Consiglio regionale della Puglia. Lo considero un po' come una tappa, diciamo, certo, del mio percorso artistico. È una bellissima tappa, tra l'altro questo dimostra che appunto Bice è molto molto attiva proprio nel territorio, quindi nella sua terra, Bari, con tutti questi progetti bellissimi, e inserirsi all'interno di un evento internazionale come quello del Bifest ne è la conferma ancora questa volta. Noi vi ricordiamo di, se non avete ancora preso i contatti, di farlo, quindi per potervi prenotare e visitare la mostra Come Lazzaro Felice, ricordiamo in via Nizza 36 a Bari, una mostra che sarà aperta fino al 6 aprile, quindi avete ancora un po' di tempo. Io non vedo l'ora di venirti a trovare per poter assistere a questa meraviglia di colori, di arte e di bellezza. Ti ringrazio tanto per essere stata qui con noi e ti aspettiamo per uno dei tuoi prossimi progetti, visto che sei così super attiva. Grazie a tutti, naturalmente venitemi a trovare. Ciao! E siamo sempre su Radio Doppio Zero. Prima di passare al prossimo ospite di questa puntata, volevo parlarvi di un concerto al quale ho avuto la fortuna di assistere il 18 marzo al Demodè
Club di Modugno. Sto parlando del concerto dei Nu Genea, è stata l'ultima data del loro tour e in particolar modo l'unica data del Sud Italia. Loro sono fortissimi, un duo di origini napoletane che ormai però vive a Berlino da tantissimi anni e oggi è un duo che si è esteso dando vita ad una vera e propria band che gira tutti i festival più importanti europei, quindi non soltanto italiani. Io sto parlando di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che oggi si chiamano appunto Nu Genea. Io ho avuto la fortuna di incontrarli e di intervistarli alcuni anni fa quando il loro nome era Nu Guinea. Negli ultimi anni hanno modificato, continuando a sperimentare quella che è la caratteristica primaria della loro musica, una vera e propria fusione. Loro infatti sono musicisti e DJ, per cui fondono tutto quello che riguarda appunto il mondo dell'elettronica con tantissimi generi, dal jazz al funky e non solo. Soprattutto la loro origine, Napoli, è sempre presente all'interno delle loro canzoni. Il concerto al Demodè è stato davvero favoloso. Io ci sono stata, sicuramente tantissimi di voi avranno avuto modo di vederlo, di essere con loro e di cantare insieme a loro. Ed ora siamo in compagnia del secondo ospite di questa ricchissima puntata. Abbiamo parlato di cinema, di arte ed ora passiamo ancora alla musica. Siamo in compagnia di un artista il cui nome d'arte è Erranimo. Ciao Luigi! Ciao Alessandra! Siamo in tua compagnia per parlare dell'uscita del tuo nuovo singolo dal titolo A Circle A Square. Intanto spiegaci un po' questo titolo. Allora, il titolo è un po' surreale, anche perché la canzone in sé per sé è surreale ed accompagna in pratica l'ascoltatore in un limbo introspettivo dove io parlo con me stesso e cerco di superare un mio blocco personale. Io questo cerchio lo definisco come un blocco dove io continuo a camminare in cerchio e un percorso già fatto in precedenza dove io cerco di uscire. Sono delle situazioni di vita in cui mi sono ritrovato e dal quale ne è scaturita questa canzone. Anche all'interno del videoclip in qualche modo l'immagine del cerchio è presente, è un videoclip molto colorato, molto particolare. Sì, diciamo è un'esplosione di colori, perché mi sento molto colorato come persona e come artista, ma anche nella ricerca delle sonorità che metto nei pezzi. Il cerchio in questo caso è sì la simbologia del nostro percorso che si ritrova su se stesso, ciclico, ma è anche una sorta di limbo in cui in pratica è come se entrasse proprio nel mio cervello, volevo dare questa sensazione, quindi questo sfondo nero, queste figure astratte che si susseguono al ritmo e creano una sorta di bilico tra realtà e astrazione. I video li pure io stesso, quindi nella post-produzione io mi diverto tantissimo anche a fare effetti e a gestire proprio la visualizzazione della canzone. Che fantastico, tra l'altro infatti è molto bello che ci sia, come dicevi tu, un po' un'esplosione di colori, perché in qualche modo il tema che affronti all'interno di questo singolo è quello della lotta costante tra il volersi evolvere, crescere e rimanere in uno stato di stasi, quindi un po' un conflitto interiore se vogliamo. Sì, è un conflitto interiore che personalmente è molto autobiografica questa canzone. L'ho voluto superare proprio con questa canzone e penso che tornare con questo singolo sia stato per me anche un passo simbolico per sbloccarmi e trovare una nuova strada nella mia carriera musicale, perché era un pallino che avevo da quando sono piccolo ed è sfociato negli ultimi tempi con la maturità, diciamo. Fantastico, tra l'altro questo è un brano, un primo tassello di quello che sarà anche il tuo primo album, The Origami Way. Spiegami un po' questo titolo, gli origami? Allora, gli origami li prendo come un esempio
dove io vedo le persone come una serie di origami. Gli origami fondamentalmente hanno tutti la stessa forma di partenza, sono tutti quanti dei quadrati, e le persone però nella vita scelgono di diventare ciò che vogliono, o forzatamente o volutamente, prendono una forma. E gli origami per me indicano proprio questa nostra scelta, queste nostre scelte di vita che poi creano un segno sulla carta. Per le persone che vogliono reinventarsi, come mi trovavo io a un certo punto della vita, volevo reinventarmi, volevo ripartire da zero, ma non potevo staccarmi totalmente dal passato, e quindi aprendo un origami ho avuto questa intuizione, dove volevo cambiare la forma, qualcosa che non mi era piaciuto, ho visto che in pratica le tracce rimanevano. E quindi faccio questo paragone tra le persone e gli origami. È un po' lungo, però è quello che in pratica mi ha dato il punto di partenza per la creazione di questo disco. Certo, no, è molto interessante. Io sono sempre stata incuriosita e affascinata dagli origami, per quello te lo chiedevo. È un titolo molto, insomma, molto curioso. E l'idea di, come dire, utilizzare l'inglese nei tuoi titoli è una scelta dettata da qualche fattore in particolare? No, una scelta non propriamente, una sensazione direi. Io fondamentalmente quando creo, quando faccio qualcosa, sento di dover seguire le mie sensazioni. Sentivo che in quel momento quando stavo creando le canzoni, la lingua inglese era giusta per quelle canzoni, anche se magari non mi sentivo pronto fondamentalmente, ma di alcune canzoni avevo la bozza in italiano, ma solo di alcune. Quindi, nel momento in cui uscivano canzoni e volevo che fossero in inglese, avevo seguito quella strada, l'ho voluta seguire e vediamo i frutti che darà. Tra l'altro, se vogliamo parlare un po' anche delle influenze musicali o comunque delle sonorità di questo brano, lo definirei anche abbastanza internazionale. E, raccontami un po', ecco, quali sono le influenze che si riversano a livello musicale nella tua musica e in questo brano in particolare. Allora, ho molte influenze. In questo caso ci sono molte influenze che vengono dagli anni 80 e da tante artiste mie preferite, artisti miei preferiti. La prima innanzitutto è Kate Bush, che è una delle mie personalità di riferimento proprio su come fare anche le canzoni. Ho passato un'intera adolescenza a sentirla e adesso è anche ritornata in auge con la colonna sonora di Stranger Things. Ma io ce l'avevo da prima la passione per lei, infatti sono andato a vederla anche in concerto a Londra ormai 8 anni fa. E quindi questa sua maniera di creare queste canzoni in maniera eclettica, con passaggi inaspettati, con questi testi molto descrittivi che ti danno un quadro di insieme di quello che sta in pratica raccontando, è fondamentalmente una delle ispirazioni principali. Poi ogni canzone, come Circola e Scuola, ci sono tante sfumature e tanti altri punti di riferimento. Io penso che la Circola e Scuola in particolare, molto strano, il riferimento sono i Matia Bazar. Sono italianissimi, ma hanno questa maniera di scrivere le canzoni molto particolare, specialmente negli anni Ottanta. Infatti uno dei pezzi di riferimento era Electroshock. E per il riff iniziale nell'intro c'è anche Dimmi, Dimmi, Dimmi degli ABBA. Io volevo qualcosa che d'impatto ti entrasse in testa come il riff di quella canzone. Quindi ho cercato proprio volutamente un riff che lo ricordassi in qualche modo, ma non era scopiazzare, ma proprio tra omaggiare e cercare quella vibe. Assolutamente, ma insomma la musica, l'arte è contaminazione, quindi credo che sia lo strumento migliore quello di potersi ispirare e rimodulare secondo quella che poi è la propria creatività. Ricordiamo che il brano è online dal 16 marzo, quindi potete ormai ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali. E quello che volevo chiederti è riguardo questo tuo ritorno. Leggiamo un po' negli articoli, nei comunicati stampa.
se c'è un ritorno, far ascoltare la tua musica. C'è stato in questo periodo, dal tuo precedente singolo a questo, un cambiamento a livello musicale, artistico, creativo? Diciamo c'è più consapevolezza. Non so effettivamente cosa sia cambiato nei dettagli, però ho avuto il tempo di capire dove volesse indirizzarsi la mia musica, come comporla, cosa volessi dire anche. I primi due singoli si basavano fondamentalmente sul viaggio, ma non era l'unico argomento che volevo trattare, quindi ho cercato anche in me stesso e nelle situazioni che avevo intorno altri spunti, e Circle Square è uno dei risultati di questa mia ricerca personale, prima personale, poi musicale. Ok, fantastico, benissimo. E The Origami Way sarà un disco in cui influenze orientali e occidentali si incontreranno, quindi cosa dobbiamo aspettarci da questo disco? Ci sono molti capitoli differenti, diciamo che non c'è un filo conduttore nei generi. Quello che mi interessava era spaziare e non limitarmi a un'idea precisa, a un'atmosfera precisa, quindi ci saranno tracce un po' più ritmate, qualche ballata e anche un pezzo strumentale, quindi ci sono varie influenze da vari momenti della mia vita. Parlerò sia dei viaggi, delle mie paturnie, proprio dei miei blocchi personali, e anche dell'amore e tutto. Ci sarà un po' di tutto. E quanto infatti, molto bello. E quanto ancora dobbiamo aspettare per ascoltare il disco? Cioè più o meno una data, un periodo d'uscita? Non è ancora ufficiale, ma sicuramente la seconda metà del 2023. E nell'attesa di ascoltare il disco, noi ci salutiamo e intanto ci ascoltiamo e Circle e Square. Ciao Luigi, alla prossima. Ciao Alessandra, grazie. Demons and the chains that we have made. Conflicts rip your mind.